Telespettatori delle fonti TV, siamo giunti alla 12ª puntata di Consapevolmente. Oggi affronteremo un tema che riguarda sicuramente moltissimi di voi, la CPI, la Credit Protection Insurance. Si tratta di una polizza assicurativa che in pratica permette alla compagnia di assicurazioni di sostituirsi all'assicurato nel caso non riesca ad onorare i propri impegni finanziari. Diverse sono le situazioni entro le quali appunto la CPI entra in vigore, come il decesso, l'invalidità, la perdita di impiego, il ricovero ospedaliero. Ovviamente analizzeremo l'importanza di una polizza del genere, quali sono gli obiettivi, in compagnia dei nostri ospiti. Abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi Jonathan Cerri, responsabile commerciale di CNP Partners. Buongiorno Annalisa, Buongiorno, ben buongiorno a tutti. trovato. E abbiamo Marco Liera, fondatore di YouInvest. Buongiorno Marco, ben trovato. Ben ritrovata anche a te, Annalisa, e a tutti quelli che ci seguono. Allora, direi se siete d'accordo andiamo a sentire prima che cosa gli italiani sanno della CPI e quando la utilizzano nel nostro Vox Populi. Ha acquistato casa con un mutuo, per caso? Mai. No. Sì, veramente no. In Germania, ma senza mutuo. Ma in Germania ci sono le assicurazioni obbligatorie sulle case. Non lo so veramente, ma credo che dipenda dal reddito, no? Che uno ha. Ho un mutuo sulla prima casa. Acquistato in banca o da mediatore creditizio? In banca. Banca. Le hanno proposto coperture assicurative? Sì, certo. Sì, quella relativa al mutuo e incendio e furto, quella di legge. Sì, mi hanno proposto la protezione del credito. Ha mai sentito parlare della CPI, l'assicurazione che la copre sul rischio di insolvenza, sull'incapacità di coprire il mutuo? Sì, ne ho sentito parlare, sì. Fortunatamente per ora non mi è servita. Ah no, non lo sapevo. No, assolutamente. C'è anche perché l'ho fatto un bel po' di anni fa, per cui probabilmente sono prodotti nuovi, credo. So che parla di temporanea casomorte, quindi sul rischio di decesso, di perdita di impiego e per gravi disabilità. È la sottoscritta. L'ho sottoscritta in parte, solo un pacchetto, la parte di casomorte. No, però adesso sto valutando l'acquisto di un'altra casa e sto per intraprendere un mutuo e valuterò anche in quanto perché ho un figlio. Ha acquistato casa con un mutuo, per caso? No. Ecco Marco, sei stato protagonista di diverse puntate di questo percorso che abbiamo fatto all'interno della consapevolezza finanziaria. Diversi sono i suggerimenti che abbiamo dato ai nostri telespettatori per renderli un po' più consapevoli quando si parla di gestione dei propri risparmi, investimenti, assicurazioni. Oggi affrontiamo un tema molto delicato che è quello di eventi catastrofici, ovviamente, e quindi la tutela di poter onorare comunque i propri impegni finanziari. Perché vediamo quasi un po' la gente sorpresa che gli venga fatta questa domanda. Perché il nostro cervello fa molta fatica a confrontarsi con gli eventi remoti, gli eventi rari, soprattutto quelli a grande impatto, che sono quelli prioritari da assicurare, anche perché le polizze contro, che tutelano da questi eventi sono delle polizze che costano veramente poco in relazione al capitale che vanno ad assicurare. Ma questo, come dicevo prima, non dipende dal fatto che in Italia abbiamo una cultura, sì, probabilmente anche in Italia c'è una cultura assicurativa inferiore rispetto ad altri paesi, però proprio il cervello umano per la nostra evoluzione che fa molta fatica a confrontarsi con questi eventi ed è un peccato soprattutto in relazione a questi impegni finanziari gravosi che le famiglie scelgono di affrontare nel momento in cui vanno a acquistare una casa con mutuo. Ecco, quello sarebbe un momento fondamentale per prendere consapevolezza di questi rischi di eventi remoti a grande impatto, anche perché se si verificano pregiudicano la capacità di rimborso del mutuo e quindi c'è di mezzo un bene assai importante, molto sentito dalle famiglie, che è la casa. Ecco, a prescindere dalle questioni culturali e dall'importanza di avere questo tipo di polizze, però oggigiorno si fa molto i conti con le entrate e le uscite, quindi la preoccupazione principale è vedergli evitare la rata del mutuo. Che cosa possiamo rispondere ai nostri telespettatori che ci fanno sicuramente questa obiezione? Prendete una casa più piccola, prendete una casa che potete permettervi una volta che sono state anche sottoscritte tutte le polizze assicurative, perché altrimenti diventano dei beni
non così sicuri, perché uno dice la casa, il mattone, bene sicuro, a parte che non è vero in assoluto perché i prezzi delle case oscillano come tante altre attività e il mattone è molto illiquido, ma il mattone, soprattutto se c'è un debito, richiede tutte le assicurazioni del caso, quindi inviterei le famiglie a valutare con grande attenzione questa tendenza a indebitarsi al massimo e a avere delle rate difficilmente sostenibili e quindi a quel punto impossibilitate a sottoscrivere le polizze che invece sono prioritarie. Ecco, hai sottolineato un aspetto molto interessante: molto spesso il mattone non viene considerato un investimento. Beh, il mattone, se è per abitarci, è primariamente considerato un bene d'uso, però è di fatto la destinazione, la principale destinazione del risparmio di milioni di famiglie, risparmi attuali e risparmi futuri se c'è un mutuo, quindi si tratta di un vincolo molto molto importante, quindi sarebbe l'occasione quella per fare due conti sulla propria finanza personale e sui propri rischi, se non si è fatto prima è proprio il caso di farlo quando si decide di acquistare una casa, per di più col mutuo. Ecco, Jonathan, scendiamo più nel dettaglio, diamo qualche indicazione in più. Quali sono gli aspetti da tenere presenti quando si vuol sottoscrivere una CPI? Certo, beh, innanzitutto parto anche da una riflessione e mi collego alla riflessione di Marco. La casa è anche un sogno di lunghissimo periodo che gli italiani perseguono in maniera molto rilevante. E questo sogno ovviamente diventa più complicato per le nuove generazioni piuttosto che per le vecchie. Oggi la durata media di un mutuo è intorno ai 20-25 anni, per cui il rischio aumenta e quindi in questo senso i rischi sono diversi. I rischi sono legati al fatto di non esserci più come percettore del reddito per poter garantire di ripagare le rate, il fatto di avere un'invalidità importante, quindi non poter essere più parte attiva della famiglia. Ma ci sono anche rischi ovviamente più, chiamiamoli temporanei, che può essere una temporanea perdita di impiego, proprio perché il mercato di lavoro odierno è particolarmente dinamico e più complesso rispetto al passato, o anche una parziale inabilità. Penso a liberi professionisti, che stare una settimana fermi vuol dire, diciamo alla milanese, non fatturare, piuttosto non produrre reddito, quindi non poter sostenere degli impegni che, come diceva Marco, sono sempre più importanti. Parliamo di rate importanti, di un peso della rata sul reddito delle famiglie molto importanti, quindi questo rischio diventa molto più importante rispetto al passato. Quindi attenzione a guardare le garanzie, perché tutte le garanzie delle CPI oggi sono garanzie fondamentali per i rischi probabilmente di piccole e medie dimensioni, quindi non la capacità di non pagare qualche rata, ma anche per rischi veramente importanti, che possono essere veramente non essere più in grado di restituire il debito residuo, e quindi vuol dire il rischio di perdere quello che è il sogno degli italiani, avere a un certo punto essere proprietari della propria casa. È strano vedere a fronte di un rischio così elevato la scarsa conoscenza. Perché secondo te anche gli istituti bancari o mediatori creditizi ne parlano poco, spingono poco verso questi tipi di polizze? Allora, ultimamente spingono sicuramente molto di più, la spinta però non è legata a una capacità di fare coscienza e consapevolezza sulla clientela finale. Spesso viene proposto come un accessorio, qualche volta in maniera non particolarmente corretta viene sottolineato che l'acquisto della polizza può facilitare l'erogazione del mutuo piuttosto che del finanziamento, per cui ci sono anche temi, diciamo, che non sono prettamente legati alla capacità di raccontare quello che è il valore vero di queste polizze assicurative, che è difendere un investimento fondamentale. Penso al mercato savings, ad esempio alle gestioni separate, si lavora molto sul fatto che il capitale è protetto, che c'è una performance garantita. Qui la performance garantita è esserci quando il cliente ha bisogno, quindi il valore probabilmente ad oggi non viene ancora trasmesso nella maniera corretta. C'è anche un tema di linguaggio, ovviamente. Se noi parliamo di CPI, l'abbiamo visto nell'intervista, un paio di persone hanno detto sì, ho sentito la parola CPI, la gran parte delle persone non sa neanche che cosa sia il concetto di CPI. Quindi magari anche slegarsi da un tecnicismo di prodotto e raccontare quelli che sono i bisogni e fare matching fra bisogni, rischi e quelle che sono le soluzioni assicurative. Questo è anche un po' lo sforzo che deve fare l'intermediario, di raggiungere un linguaggio più comune, più comprensibile e trasmettere fiducia, ma trasmettere anche contenuti in maniera molto più semplice.
C'è un'altra tematica che segna la differenza rispetto anche al passato, che è la durata dei mutui. Prima molto spesso duravano 10 anni, adesso si parla di 20-30 anni, quindi nel corso dei quali purtroppo possono succedere diversi eventi. La CPI copre tutta la durata del mutuo? Esatto. Allora, diciamo che quando è partito il mercato non tutte le CPI coprivano la durata del mutuo. C'è stato anche un intervento normativo in questo senso per, diciamo, tra virgolette, sanare questo gap di copertura assicurativa. Quindi oggi tecnicamente tutte le polizze CPI coprono l'intera durata del mutuo sugli eventi temporanei in maniera, diciamo, differenziata. Prendo il caso della perdita impiego, è un rischio particolarmente, diciamo, tra virgolette, costoso, e quindi in questo senso, ad esempio, la nostra soluzione copre i primi 10 anni con un premio unico e con pagamenti periodici gli ulteriori anni, però per arrivare anche a durate di 30-40 anni, per cui diciamo che gli assicuratori puntano a dare copertura anche sulle durate lunghissime, proprio perché oggi, come sottolineavi tu, la durata media dei mutui ha superato ampiamente i 20 anni, probabilmente la generazione dei miei genitori non andava oltre i 10, quindi gli impegni diventano molto molto più lunghi e l'esposizione al rischio, diciamo che facendo le corna, diciamo, non c'è una certezza, però le probabilità aumentano in maniera molto molto significativa. Ecco Marco, la CPI ci offre l'occasione anche di parlare in genere della protezione dei propri impegni finanziari. È ovvio che perdere una casa è diverso che non poter onorare la bolletta della luce o l'abbonamento alle varie pay TV, però è un problema serio in caso di perdita di lavoro. Infatti tu hai citato gli abbonamenti alle pay TV, che sono un classico bene di consumo, anzi scusate, servizio di consumo, che ormai è diventato irrinunciabile per una quota della popolazione. Magari queste stesse persone sono quelle che alla proposta di una copertura assicurativa che gli va a incrementare di poco la rata, ma che, come diceva prima Jonathan, li mette al sicuro il loro sogno, che è la casa, dicono non ho soldi. Che va bene, precisando, non ho soldi per questo, ma ho soldi per tante altre cose. Quindi sarebbe importante, ritornando al ruolo degli intermediari finanziari, far emergere con consapevolezza queste priorità, ossia che i clienti che non si assicurano deliberatamente, che dichiarino che preferiscono fare altre cose, cioè non si assicurano perché preferiscono spendere i loro soldi in altre cose. E questo è importante, perché a quel punto il cliente viene responsabilizzato. Non solita affermazione, ah, io non ho i soldi per fare queste cose. No, tu hai i soldi per altre, per andare al ristorante, aperitivi, vacanze, che sono tutte attività legittime, perché il consulente non deve entrare nel merito delle scelte di consumo, assolutamente no, le scelte di consumo dipendono dalle famiglie, no? Dalle loro preferenze, però il consulente deve responsabilizzare i clienti rispetto alle rinunce che fanno a quelle coperture che gli consentirebbero di vivere molto più serenamente. Il risparmio, anche quello assicurativo, che cos'è? È la possibilità di continuare a godere di un certo tenore di vita. Quindi se uno preferisce un tenore di vita attuale, va benissimo, però deve dichiararlo, certo, e assumersene le responsabilità. Poi c'è anche l'aspetto di svincolare risorse per poter fare tutto quello che si vuole fare. Nel momento in cui sei assicurato, sai che non devi accantonare da solo dei soldi per autoassicurarti. Certamente, questo è il grande tema dell'abbondante liquidità nel portafoglio delle famiglie italiane, 1.400 miliardi di euro che riecheggiano dai report della Banca d'Italia. Può darsi che siano parecchi adesso, magari per qualche famiglia potrebbero essere congrui se noi andiamo a vedere caso per caso, però in aggregato sono un po' tanti, perché sono quasi un terzo della ricchezza finanziaria delle famiglie. E la maggior parte di questo risparmio liquido è un risparmio tenuto a portata di mano, come dicevi tu Annalisa, a scopi autoassicurativi, proprio perché queste persone non hanno trasferito sui bilanci delle compagnie di assicurazione i rischi più rilevanti. Questo ha una serie di conseguenze molto importanti
sui loro investimenti, perché è chiaro che se io tengo i miei risparmi in liquidità perché mi autosicuro, il rendimento atteso che io ho è zero o addirittura sotto zero in questi periodi, perché se uno tiene conto dei costi dei bolli va anche sotto zero. Quindi anche questa è una scelta che deve essere consapevole e deliberata. Vuol dire che tu stai rinunciando ai maggiori rendimenti che le attività più rischiose, che sono compatibili con una situazione familiare assicurata, ti possono dare nel tempo. E quindi anche questo deve essere un atto di responsabilità nei confronti della famiglia, cioè io, famiglia, preferisco impoverirmi con certezza, perché la liquidità oggi impoverisce con certezza, anziché arricchirmi nel tempo, perché preferisco appunto non spendere in polizze assicurative perché spendo in altre cose. Jonathan, la CPI ha anche il merito come compagnia assicurativa di permettervi di parlare appunto di questi temi anche più generici, delle garanzie più in generale. Corretto, questo è molto importante, perché proprio le banche con la CPI sono riuscite a massificare alcune garanzie che erano di nicchia. Io penso anche semplicemente al caso del decesso, del temporaneo caso morte, erano un'offerta di nicchia di una nicchia di agenti su un'altra nicchia che potevano essere liberi professionisti. Oggi il decesso è un prodotto assolutamente massificato ed ha questo doppio valore, quindi di massificare garanzie che esistevano, non erano per tutti, ma addirittura introdurre garanzie nuove. Non parlo tanto dell'abilità temporanea che era presente già sul mercato, ma ad esempio la perdita impiego. Prima del mercato delle CPI con le banche, se tu fossi andata da un agente e avessi cercato una copertura perdita impiego, non avresti trovato nessuna compagnia in grado di offrirti questo tipo di prodotto. Per cui sicuramente la CPI è stato un driver, ed è un driver interessante per portare le famiglie a riflettere su quello che diceva Marco, per cui non soltanto la tutela di un impegno specifico, ma la tutela di tutti quelli che sono gli impegni finanziari delle famiglie e quindi valorizzare anche la capacità di risparmio nell'ottica di essere a supporto del mantenimento di uno stile di vita. Quindi giustamente come dicevi tu Marco, non piego e non modifico il tuo stile di vita, ma attraverso la protezione vado a valorizzare quello che per te è importante. Per cui ad esempio penso a una polizza di payment protection che magari mi tutela e io sono disoccupato, ma mi paga tutte le bollette, comprese magari anche Sky, DAZN e quant'altro. Quindi in questo senso delle soluzioni che valorizzano e danno continuità e stabilità a uno stile di vita che ogni famiglia italiana ovviamente vuole mantenere. Andiamo a vedere se sono anche i consulenti a proporre questo tipo di polizze. Abbiamo condotto come sempre in collaborazione con la redazione di Asset Management il sondaggio tra i consulenti e vediamo la prima risposta. Qual è la tua offerta assicurativa di protezione degli impegni finanziari dei tuoi clienti? Il 67,19% ha risposto: propongo prodotti specifici per ogni singolo impegno, per esempio il mutuo e altri finanziamenti. Il 14,06% dice: propongo un prodotto generico che possa coprire tutti, e il 18,75% lo invito a rivolgersi a un consulente specializzato. Vediamo però che la maggioranza dei consulenti propone dei prodotti specifici, quindi c'è stata anche un po' la customizzazione dei prodotti. Chiaro, ma in questo senso vedo che comunque i consulenti finanziari si stanno muovendo verso la protezione in maniera, diciamo, importante e stanno ormai integrando nella propria offerta l'offerta di protezione, anche quindi con soluzioni specifici, per cui entrando in un certo senso anche in competizione con la banca, perché ovviamente è l'ente che va a erogare il mutuo, per cui in quel senso è il primo che si può attaccare a questo tipo di elemento. È anche vero che ci sono situazioni abbastanza diffuse dove probabilmente la CPI non è stata proposta, perché è comunque un fenomeno relativamente recente, per cui c'è anche un buon portafoglio di clienti, di consulenti finanziari che probabilmente, come abbiamo visto anche nella Vox Populi, hanno acceso un mutuo tanti anni fa, non esisteva la CPI e probabilmente hanno questo gap di protezione. È interessante anche vedere che un 20% dice che vuole continuare a fare il gestore puro di asset e concentrarsi sulla performance, e in un certo senso rinuncia, ma in maniera anche corretta e cosciente. Per cui dici: io non sono in grado, ma so che tu questa esigenza ce l'hai, per cui ti invito a parlare con uno specialista. Anche questo è un elemento importante. Ecco,
Dici bene che rinuncia però a una fetta di prodotto che potrebbe proporre, perché se vediamo la seconda domanda, quali sono le reazioni dei clienti di fronte alle proposte di protezione, vediamo che poi la maggior parte, 59-39%, dice sono interessati e acquistano da me, quindi poi di fatto se glielo propongono acquistano dal consulente. Sono interessati ma preferiscono rivolgersi a un altro specialista, tipo agente, broker assicurativo, per il 23-44%, non sono proprio interessati per il 17-19%. Marco, anche qui è interessante sottolineare che proprio chi non ha interesse è una minima parte comunque dei clienti, dei consulenti. Sì, ma infatti questo è coerente con altri studi che ho visto su questo. Esiste una fascia potenziale di famiglie italiane che non sono assicurate ma che sarebbero interessate ad assicurarsi, che va tutta scoperta ed esplorata. Questo mercato enorme per chi fa intermediazione finanziaria e assicurativa in modo olistico, perché ci sono tantissime famiglie che aspettano solo di confrontarsi con qualche professionista, qualche bancario, qualche consulente finanziario, qualche agente o broker di assicurazione che sia in grado di mettere le esigenze assicurative al primo posto della loro piramide della finanza personale. E questo è un lavoro che dovrà essere fatto nei prossimi anni e fin da adesso ovviamente anche da un punto di vista sociale, perché altrimenti in una situazione di ritirata del welfare state dove andranno queste famiglie per trovare le risposte di cui hanno bisogno? Ecco, la terza domanda ci conferma quanto appena detto. Conosci le polizze CPI? Sì per il 67-19% delle persone, no il 32-81%. Mi soffermerei invece sull'altra domanda ancora: come proteggi i tuoi impegni finanziari? Vediamo se i consulenti stessi lo propongono ma poi si proteggono. Ho sottoscritto dei prodotti assicurativi, il 51-56%, mentre la restante metà del campione dice utilizzo strumenti alternativi come investimenti, liquidità per il 40-63% e non ci ho ancora pensato, il 7-81%. Jonathan. Beh, questo è molto interessante. Prima di tutto parto da una riflessione: comunque un consulente finanziario è anche un capo famiglia italiano, per cui l'elemento culturale sicuramente è importante. Il consulente non è soltanto intermediario ma è anche acquirente di polizze, per cui vedo in questi dati anche un po' uno specchio di quello che sono le famiglie italiane. Pensiamo appunto ai famosi 1.300-1.400 miliardi di liquidità, anche i consulenti finanziari cadono in questo diciamo comportamento probabilmente non totalmente efficiente. Sicuramente in quel 40% ci saranno consulenti un po' più oculati, probabilmente non sarà tutta liquidità o non sarà la parte più rilevante, però è interessante notare che solo uno su due, diciamo, crede in quello che poi vende anche, perché abbiamo visto che un 60-65% dice di vendere con successo la protezione, per cui c'è una fetta che sì la vende, però non ci crede probabilmente completamente al valore della protezione. Quindi in questo senso anche il ruolo di noi assicuratori è proprio quello di aiutare sul primo nostro cliente, che sono le reti di intermediazione, a metabolizzare, ad integrare in un'ottica di efficienza della gestione la protezione, che sia CPI e che sia protezione in senso lato. Per cui c'è ancora del lavoro da fare anche sulle reti per convincerle che magari gli strumenti alternativi qualche volta vanno bene, ma più delle volte forse non sono la scelta più oculata. Marco, lascerei i nostri telespettatori con un messaggio riprendendo un po' quello che dicevi tu. Si può fare qualsiasi cosa, l'importante è essere consapevoli. Sì, la priorità è, come dice il titolo di questo programma stesso, è la consapevolezza che le famiglie da sole spesso non hanno e che quindi spetta ai consulenti finanziari professionali dare. Speriamo di aver aggiunto un tassello alla loro consapevolezza, grazie anche al vostro contributo. Grazie a Jonathan Cerri, a Marco Liera di essere stati grazie con noi. Io vi lascio per qualche minuto di pubblicità e vi do appuntamento tra pochissimo.